Serra, campione delle Frosinone Hit FM. Ci poteva essere un calo di tensione dopo la partita di lunedì? Sappiamo che tu hai detto che l'obiettivo è il primo posto, questo non è accaduto. E come ti è sembrata la squadra? Beh, la squadra ha fatto una grande gara, venire qua e uscire come se stiamo uscendo noi non era facile, quindi faccio complimenti a tutti quanti, perché comunque abbiamo affrontato un avversario forte, però abbiamo tenuto testa nei momenti di difficoltà e siamo stati bravi a creare occasioni giuste quando servivano, e quindi siamo contenti di continuare a pedalare perché vogliamo, come abbiamo detto, onorare il campionato, rispettare noi stessi e rispettare il campionato stesso e cercare di arrivare nella posizione che penso meritiamo. Quali sono le condizioni di Frabotta, se già avete avuto modo di valutarle? Siamo usciti con qualche acciacco e quindi lo valuteremo meglio nei prossimi giorni. Ora proviamo a recuperare energie e poi capiremo i ragazzi che stanno meglio per affrontare un'altra grandissima squadra. Volevo soffermarmi su due giocatori. Il primo è Garritano, che nella prima metà di stagione è stato un protagonista imprescindibile di questa squadra, poi è uscito un po' fuori dai radar e oggi è tornato e ha procurato di fatto il gol del pareggio, e l'altro è Kouyabi, che oggi ha esordito in Serie B. Come hai giudicato la loro prestazione? Fare poi dei nomi diventa riduttivo per gli altri, perché comunque Luca è un giocatore importante della nostra squadra, glielo dico sempre a tutti i ragazzi. Il gruppo e le qualità del gruppo sono determinanti per affrontare una stagione difficile come quella del campionato di Serie B, e quindi oggi sono stati bravi quelli che hanno iniziato, sono stati bravi quelli che sono entrati. Ha rigiocato Andrea Oliveri dopo tanto tempo, ha giocato Ilario, ha fatto molto bene, ha giocato Luca ovviamente è una garanzia in questa categoria, e sono felicissimo anche per l'esordio di Calì, perché è entrato con personalità, con coraggio e ha aiutato la squadra a portare a casa un risultato importantissimo. La prossima è una partita che vale per l'obiettivo che hai menzionato nella conferenza stampa di presentazione, perché affronteremo il Genoa, giochiamo per 2 risultati su 3. Com'è da preparare questa partita? Innanzitutto eliminando la seconda frase che hai detto, perché non siamo capaci di pensare e calcolare. Proveremo a fare una grande partita, sappiamo di affrontare un avversario di primissimo ordine, però abbiamo dimostrato di avere le qualità importanti, abbiamo dimostrato di meritare il posto dove siamo e lo vogliamo mantenere. Buonasera e complimenti. Le chiedo intanto un giudizio sulla partita. E lei ieri, ho sentito in conferenza stampa, ha detto ci aspetta una partita comunque difficile, perché Pisa è una squadra che non si aspettava, no? Che trovasse un po' di difficoltà negli ultimi tempi. Sì. Come l'ha vista oggi e come in generale? Beh, è una squadra che comunque ha delle qualità importanti, poi in questo campionato quando non riesce a dare continuità ai risultati, poi ogni partita diventa difficile, quindi entri in un vortice un po' particolare, però io sono convinto che ci sono qui le qualità dentro e fuori dal campo per ritirare sulla testa e fare un finale di altissimo livello. Senta, chiedo una piccola curiosità, proprio esattamente un anno fa la grande delusione per voi è proprio una sconfitta con il Pisa in casa, che vi aveva stromesso dai playoff. Probabilmente è nato lì il Frosinone che con, come si è sottolineato anche in questi giorni, ben sei giocatori comunque che avevano vinto, che erano stati promossi l'anno scorso. E più di 20 che non c'erano. Però gliel'abbiamo raccontato, certo. Gliel'abbiamo raccontato, e quindi no, scherzo. No. Abbiamo fatto delle cose importanti anche l'anno scorso, molto importanti, perché comunque abbiamo finito con tanti punti, sempre le stesse cose diciamo, ma lo penso ed è così. E quest'anno abbiamo continuato un lavoro, nonostante abbiamo cambiato tanti interpreti, comunque il filo conduttore è rimasto, abbiamo portato dentro i ragazzi esperti forti, sono arrivati i ragazzi giovani forti e si è creato un gruppo forte, e quando hai queste caratteristiche comunque poi può venire fuori anche un capolavoro come è venuto fuori a noi. Grazie. Grazie. Ciao.